solito chi nega la bomba dice: ma come mai sono rimasti interi quei cinque finestrini? E non dice: ma com'è che di un aereo del quale gran parte del rivestimento, più o meno malconcio, c'è, manca interamente solo quello accanto alla parete? Questo non ce lo dicono mai. Bene, le certezze penali sono che non c'è stata azione di guerra. È chiaro nelle sentenze che non c'è nessun aereo di nessuna nazionalità entro 50-60 miglia di Cinove. Questo lo dicono già i pubblici ministeri a priori nella requisitoria del 98. Non c'è nessun foro o traccia di missile sul relitto. La bomba, dicono, e non lo dico io mi limito a citare la Commissione, il Collegio Militare Visite all'unanimità, che la bomba è l'unica ipotesi tecnicamente sostenibile. Lo dicono all'unanimità, compreso Casarosa, che poi un po' prende le distanze, un po' no. Nessun legame tra il MiG-23 e Ustica. È dall'89 che abbiamo sentenze passate in giudicato sul fatto che l'aereo cade il 18 luglio. Non c'è stato alcun depistaggio da parte dei militari italiani, tutti assolti nel merito o archiviati. Ieri sera mi ha fatto un po' dispiacere umano.